L'afflusso di gente è stato continuo sin dalle prime ore del pomeriggio. Tutte le strade limitrofe al parco archeologico piene di chioschi e bancarelle. Le presenze al concertone del 1° maggio di Taranto sono andate oltre le aspettative. Gli organizzatori, quelli del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, calcolano che siano state più di 100.000. L'appello dei giorni scorsi, evidentemente, ha avuto il suo effetto. Tarantini, aiutateci, collaborate, sosteneteci, dissero gli organizzatori, o questo sarà il terzo e ultimo anno della manifestazione. Sul palco si sono alternati cantanti, giornalisti, rappresentanti di categoria, lavoratori, professionisti. L'obiettivo è stato raggiunto, parlare di Taranto e dei suoi problemi, perché l'Italia parli di Taranto e si accorga di quanto sta accadendo. Città condannata per decreto, era scritto su uno striscione in riferimento ai decreti sull'Ilva pesantemente criticati, giudicati più a salvaguardia dell'azienda e dell'economia nazionale che non al recupero ambientale della città e della salute dei cittadini. Certamente una serata della quale si continuerà a parlare nei prossimi giorni, una serata come nelle intenzioni degli organizzatori voluta e partita dal basso, senza alcuno sponsor che ne potesse condizionare i contenuti.